quel particolare codice per la trasmissione di contenuti, quindi quel particolare linguaggio, che sono tutte le emoticon ormai diventate molto più che semplici faccine. È interessante perché qualunque, diciamo, applicazione evoluta come WhatsApp, Telegram, Messenger, Instagram, voi trovate non solo tutte le espressioni umane, non solo tutti gli esseri umani di tutti i colori, non solo tutte le associazioni fra esseri umani. Quindi si possono tenere la mano un adulto e un bambino, un'adulta e un bambino, due adulte, due adulti, trovate tutto, tutti gli atteggiamenti delle persone, poi trovate lo sportivo che scia, quello che gioca a pallavolo, che gioca a calcio, ma poi ci trovate il tostapane, il quadrifoglio, la carta da gioco, cioè si sono sforzati perché ci sia tutto. L'unica cosa che non c'è assolutamente, per cui bisogna ricorrere alle melanzane, è il sesso. Perché? Il sesso è così orribile? No, naturalmente il sesso è una delle cose più belle che ci siano, ma siamo stati educati a pensare che il sesso vada assolutamente evitato. Allora, è chiaro che una app che mettesse cose di sesso rischierebbe di andare incontro a forte disapprovazione, cioè moltissimi, infognati in questa mentalità cretina, concepirebbero disapprovazione nei confronti di quell'app. Allora, non si sa mai. Questi esseri iperpotenti che manifestano i condottieri mondiali, cioè quelle cose grosse come Google, come Facebook, però tremebondi non possono permettersi di mettere delle iconcine che alludono al sesso, perché il tabù del sesso è più forte anche di Google e di Facebook.